Amici della Jalapas, ci siete? Sì, noi sì. Certo che ci siamo. Innanzitutto scusate, vero? Sì. Diamo il benvenuto a Corrado Augias. Benvenuto dove, scusi? No, Martina, no, non è... Perché il segno della croce? È ancora tra noi. È vivo, eh? Gli diamo il benvenuto all'ultima fila del telecomando, capito? Ma in che senso? Nel senso che lui ha lasciato la Rai. Sì, è andato... Un'altra giovane promessa, dopo Fazio, ha lasciato anche lui la Rai. Sì, è andato alla 7. La 7, quindi sì, nell'ultima fila del telecomando. Ah, 7, 8 e 9, l'ultima fila. Stiamo coprendo tutta la fila, sì. L'ultima fila è quella... Allora dove sono i migliori, è dai. Dove ci si diverte di più, bene, bene. Come il pullman a scuola. Esatto, certo. Esatto. Io quando mi sono sempre ispirato a lui, voi lo sapete. Bene, allora, sì, lui no, lui per fortuna non lo sapeva, esatto. Questo lo togliamo, riservato, tanto ormai siamo qua. Certo, certo. Allora, siamo qui per intervistare la nostra Martina Colombari. Sì. Purtroppo sarà una mini intervista, perché non sarà un'intervista completa. Ma perché, scusi? È 5 minuti, cose vuoi. Per una così servirebbe almeno 6 minuti. Certo. Anche se breve, è un'intervista che noi abbiamo preparato con il... mi sono bloccato. No, di nuovo. Gli occhiali? Stavo spaccando un altro paio di occhiali, invece ci tengo questi, lo sapete, me li ha regalati Venditti. Ce l'ha detto già settimana scorsa. Bene, iniziamo con la prima domanda. Sì? Hai dichiarato più volte che la bellezza sì, ha ostacolato la tua carriera d'attrice. Lo sai che questa cosa ti rende più umana? Lo sai? Sì. Questo significa, ci fa capire che anche lei, come tutti noi, diciamo delle cazzate a grande. Esatto. Diciamocelo. Posso dire una cosa? Sì. A me la bellezza non mi ha ostacolato. Ma secondo me un po' anche a lei. Poi mi sono dovuto guadagnare tutto. Certo. Sì. Hai vissuto un po' di pregiudizi? No, diciamo che con questo corpo ho dovuto imparare a dire dei no. Ho detto anche tanti sì, certo, però pure troppo. Ho detto dei no. Detto e a volte per quei no mi sono anche pentito. Mannaggia! No! Gli occhiali di Venditti! Mannaggia! E chi lo dice ad Antonello adesso? Va bene, scusate, va bene, farò regalare un altro paio. E non solo, è caduto anche il quadro di Augias. Metti su il nostro amico Corrado. Bene, adesso parliamo di te come persona. Sì, perché finora abbiamo parlato di quella dietro invece. Tu hai dichiarato di fare una vita sana. Sì? Una vita sana. Hai dichiarato, e dici che il segreto della tua forma fisica è alimentazione sana, non bevi, non fumi, fai tanto sport e ti svegli alle 6:50 per andare a correre. Ma veramente? Scusate, ma questa la chiami vita sana? Infatti, io così mi immagino l'inferno, esatto, capito? Sono abbastanza d'accordo. Ci manca uno con un forcone che la rincorre, poi siamo a posto, bene. Come hai capito, a noi non piace per niente entrare nel privato del non lo facciamo mai, quindi ti faremo qualche domanda sul privato di tuo marito. È la nostra policy di TV8 e Caiuto aziendale proprio. Tu stai con tuo marito, leggo qua, dal 1996 dopo Cristo, giusto? Sì, beh, esatto. Lo dico per fare capire che siamo in diretta. Certo, hai fatto bene, eh? Quindi, sono astuzie del mestiere che le ha insegnato Augias. Calcoli, Martina, sono ben 27 anni. Esatto. No, dico, ma a questo punto è più di una simpatia. Pensi che stia diventando una cosa seria? Stavo pensando di chiedergli, insomma, di fidanzarci, magari. Potrebbe essere un'idea. Cosa dite voi? Potrebbe essere un'idea. Per favore, non vogliamo parlare di cose private. Certo. Okay. Allora, se ne sentono tante, in verità, sui calciatori. No? Sì, ma chiediamolo a lei di prima persona. Ma è vero che sti calciatori sono dei tipi strani? Cioè che per esempio loro chiamano i preliminari, li chiamano anticipi, e le coccole li chiamano posticipi. Non sai poi quando chiede il VAR. Pure il VAR. Ma ti è mai capitato, dice la verità, di chiamare tuo marito Billy in casa e si è girata la libreria? Ma parliamo di libri. Tu hai scritto un libro, amici. Pure lei. Scrolliamo il è interessante la copertina, più che altro. Scusa, noi nativi digitali siamo abituati col tablet. Lei è un nativo digitale, certo. Sì, è scritto anche dentro, visto? Incredibile. Una sorpresa. Allora, il titolo è La vita è una. Bel titolo. Sì. Certo. Anche il mio gatto ha
scritto un libro. Ah, sì? Si intitola Le vite sono sette. Certo, lo immaginavo io. D'altronde, scusa, ha scritto un libro pure la Gialappa, se non fosse esatto. Il mio gatto. Ma tra l'altro, è bene, vero. E abbiamo parlato di libri. Sì, certo. Occhio adesso... che se lo ciullano dietro. Martina, per te l'intervista finisce qui. Gialappa Show.